leggere questa. Andiamo, Emiliano, avanti, sono WhatsApp al 366 70 52 110. Siamo veramente quasi in chiusura, manca una rubrica e due messaggini. Sono attratto dalle donne molto più grandi di me. È un problema? No. Alessandra, è un problema? Non abbiamo il microfono spento. Vediamo il microfono. Dipende da quanto sei alto, capo. Non è assolutamente un problema, altrimenti le MILF con chi vanno? Ecco. Buonasera. Alessandra, una domanda, Alessandra. Tu, Alessandra, ti consideri ancora MILF o teen ancora? Com'è? Ma io non sono MILF perché non ho figli, ma se ne avessi. Ma la MILF mica deve avere figli. Il MILF deve avere figli. Ah, deve avere figli. Vabbè, scusate, non sono un navigatore degli YouPorn. Ma che volete qua? Quando ti vengono gli attivi, andiamo avanti. Oh. No, io volevo chiedere, ma molto più grandi, cioè si parla di MILF o di granny? Addirittura di granny. Genziani ha detto granny. Attenzione, Genziani, io ti voglio intervistare. Io ti voglio intervistare, Genziani. Tu sei un personaggio pervertito. Genziani lo vogliamo scoprire. Sì, 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 lo dobbiamo scoprire. Secondo messaggino, secondo messaggino, guerriero. Se tutti trombassero, la vita sarebbe stupenda. Tutti calmi, rilassati e simpatici. Io bravo, un applauso. Bravo, bravo, bravo. Altro che guerre, altro che casini. Hai ragione, io sostengo la tua teoria. Io ti voto, io tutta ti voto la vita, quindi sostengo la tua teoria da tutta la vita. Beh, ragazzi, allora, trombate, siamo, che non ci stanno guerre né niente. Assolutamente, siamo arrivati al momento top, al momento clou. Allora, ragazzi, vi ricordo che dalla prossima settimana ci sarà come primo classificato di Linchiamoci d'amore una cena per due al ristorante Saturnia di Colli del Tronto dal nostro amico Simone Di Pietro. Ora quindi lasciamo la parola a lui, al nostro sommo poeta, per la rubrica più seguita nella radiofonia italiana, Linchiamoci d'amore! Grazie ragazzi. La rubrica che prende tutti quelli... i link più simpatici, sì, e ne fa una classifica. Bravissimo, ovviamente chi ce li spedisce sulla pagina di R9 oppure sulla pagina mia di Osif Martelli, che sta lì ma non so perché sta là. Comunque ovviamente è la priorità ed entra in classifica. Ed entra in classifica. Certo, ovviamente certo. Fino ad oggi chi è arrivato primo ha vinto un'emerita cippa di minchia. Mi dispiace che dalla prossima volta si mangia. Ragazzi, l'ultima mi ricordo era lucida cippa di minchia. Lucida cippa di minchia. Allora partiamo. Beh, perché come sempre mancano 3 minuti e quindi vai dalla posizione numero dalla posizione numero 10, scritta da Alessandro Induti. Alessandro Induti, cosa fai nella vita? Lo scrittore, un blog. Tu? Il pilota o lo scooter? Grandissimo Alessandro, non se l'avete capita, ma dopo ve la spiego. Alla posizione numero 9, alla posizione numero 9, scritta da Ambra Castelletti, che io mi voglio dire, siccome è mia cugina, maledettissima, ma come ti viene in mente? Questa sì che è una rubrica democratica. Amica, sono triste. Dimmi, che succede? Aveva giurato di avere un uccello di 30 centimetri. Era un pappagallo, che stronzo. Voglio dire che c'ho tutte cugine serie. Non ha detto una bugia. Alla posizione numero 8, scritta da Davide Rullo, che io non conosco, non so chi sia. Mai visto. Dal ginecologo, vedo che lei ha una vagina molto grande. Vedo che lei ha una vagina molto grande. La signora, ma scusi, perché lo ripete 2 volte? Non lo sto ripetendo, è l'eco. Così Alessia impara a dire tutte le mie ex volte. Alla posizione numero 7, scritta da Luca Bracciotti. Vai Luca. Amore, non piangere, diventi brutta quando piangi. Ma io non sto piangendo. Che cazzo. Bravo Luca, questo è carino. Bravo Luca, sei singolo, te lo dico perché l'ho mandata pure alla sposa. Alla posizione numero 6, scritta da Elisa Cercuozzi, che non conosco, non so nemmeno perché ce l'ho mica su Facebook. Comunque vabbè. Elisa. Dove sei? Amore, è una sorpresa. Dai, non mi far stare in ansia. Dimmi dove sei. Ti ricordi quella gioielleria dove hai visto il trilogy? Che amore che sei, Luca, io ti amo. Ecco, brava, sto al bar di fronte. Alla posizione numero 5, scritta da Bufo Alvarius, che ormai veramente è in classifica. Bufo, sei fantastico. Incredibile. Ogni settimana vai a venire. C'è proprio un cazzo da fare. Il nostro fornitore ufficiale di contenuti. Mi ha scritto: stasera ho bevuto troppo, così ho lasciato la macchina e preso l'autobus. Ora cazzo sono sotto casa, ma non so dove parcheggiarlo.
Buffo, sei un cazzone. Buffo, te lo dico anche in realtà radiofonica. Secondo me è un cazzetto, però. Posizione numero 4, scritto da Lucia Capriotti. Sì. Ho deciso, da lunedì mi licenzio e girerò il mondo finché non avrò finito i soldi. Per martedì dovrei essere a casa. E non so perché mi rivedo pienamente in Lucia. Esatto. Tu forse non. Andiamo sul podio, andiamo sul podio. Podio, terza posizione. Allora, per... posizione numero 3, Paola Adamoli, che ha scritto. Lo struzzo non è l'uccello più grande al mondo. Firmato Rocco Siffredi. Penso che ci abbia ragione. Penso che abbia ragione. Alla posizione numero 2. Alla posizione numero 2. Scritta da Maria Grazia Di Biase. Tesoro, dove sei? Sto arrivando, amore. Butto la pasta? Sì, butta pure il secondo, che tanto non sai cucinare. Quando vedo Ernesto che ride io mi... Sì, alla posizione allora, numero uno, ragazzi. Siamo una medaglia d'oro, prima ovviamente, un attimino, scusate. Volevo ripetervi che siccome non è una come si dice, una classifica democratica, decido io. La ragazza che mi ha mandato il link mi ha scritto: "Poi se vieni da Sorbino avrai un grosso sconto." E non è Anna Laura, ma è la sua collega Laura Fioravanti. Ciao, che ciao Laura. Tomassini, cazzo, è Laura Fioravanti. Quindi lo sconto non ce l'ho, puttana Laura. Che mi scrive, che ci manda un link che ho scritto: "Amore, alla pecorina ci pensi mai? Dormi che non è ora di fare il presepio." Buonanotte ragazzi. Siamo sotto Natale, Laura. Domani vengo a comprare un bel paio di jeans. E quindi un applauso alla rubrica Linchiamoci d'amore! Grazie ragazzi! Allora, anche per questo lunedì, caro Corriero, siamo arrivati alla fine, agli sgoccioli. Giusto? Sì. Allora, visto che, come dice la nostra amica Antonella, si va a ingoiare, io se trovate gocce per terra, ragazzi, raccoglietele. Ok? Allora, io volevo seriamente ringraziare tutti i presenti questa sera del Caffè 24, fatevi un applauso, ne siete tantissimi, grazie. Un ringraziamento specialissimo per i miei amici, per i nostri amici di Norcia, che ne ho visti tre spellicarsi mentre Francesca sembrava che avesse le labbra cucite e non ha riso mai. Voleva ridere ma non poteva. Buonasera, va bene, ok. Ringrazio tutti i teleascoltatori, vabbè, sì, i radioascoltatori di Radio R9 che ci seguono sempre più numerosi, e ringrazio Dio. Ringrazio i due venditori anche di Filippo Radio R9, Filippo e Fabio, che da stasera cominceranno a vendere qualcosa che secondo me è invendibile, ma ce la faranno. Ringrazio veramente tutto il service di Radio R9, specialmente Graziano, la persona di Graziano, veramente. Ringrazio soprattutto Alessandro Genziani del Caffè 24, che fra qualche minuto farà ubriacare tutti gratuitamente. Offre tutto Genziani. E vi ricordo che Radio R9 dopo di noi continuerà la programmazione con Radio R9 in crociera, perché Radio R9 è in crociera. Costa Deliziosa, il collegamento va alla Costa Deliziosa, dove ci sono gli amici di Franceschiello, gli amici di R9 con musica disco, sono in zona Corfù Malta, giusto Graziano? Corfù, ragazzi, più o meno veleggiano da quelle parti. Hanno pure preso una settimana di sole, quindi pensa. Fantastico. Che botta di culo. Allora ragazzi, io ringrazio tutti coloro che tutte le settimane ci mandano messaggi, email per darci consigli, a volte anche qualche insulto, a volte anche... Gli insulti sono principalmente per Marinelli. No, sono sempre per Marinelli. e soprattutto per darci qualche consiglio. Noi vi ringraziamo, continuate a farlo, perché la vostra partecipazione è quella cosa in più che migliora ogni settimana il nostro piccolo programma. Vi ricordo che questo programma è un programma comico. Ringrazio tutti gli ospiti che vengono a ridere con noi, ma soprattutto a giocare con noi. Che le loro risposte siano vere, false o quello che sia, non ci importa niente. L'importante è che vi facciano passare due ore in simpatia. Perché Facciamo l'Amore è il programma radiofonico che fa bene all'amore, ma soprattutto fa bene all'umore. Grazie, lascio la parola al mio socio radiofonico, sempre per la sua chiusura meravigliosa. Allora ragazzi, vi ricordo che siamo in... vuoi regalare il libro, Massimo? Chi se l'è meritato? Ernesto Salignani! Ovviamente Ernesto. Regaliamo il libro ad Ernesto Salignani, grande Massimo Brighindi.
Allora, volevo ricordarvi tra pochissimo il collegamento con Costa Deliziosa che veleggia in zona Malta Corfù, quindi con la grande musica disco, Franceschiello Eventi e i ragazzi di R9. La canzone di questa sera è ispirata al nostro tema sesso, dipendenza o libertà. Abbiamo scelto Liberi Liberi di Vasco Rossi. La frase di chiusura, diciamo la chiusura proprio del programma, è affidata ad una delle bellissime canzoni di Lucio Battisti. Tra poco ve la leggerò. Intanto vi dico che Genziani continuerà a farci bere tutti quanti, perché la notte qui continua. Vi do la buonanotte solo per quello che riguarda Facciamo l'amore. Anche per te vorrei morire ed io morir non so. Anche per te darei qualcosa che non ho. E così io resto qui a darle i miei pensieri, a darle quel che ieri avrei affidato al vento, cercando di raggiungere chi al vento avrebbe detto sì. Buonanotte! Buonanotte! Ciao!